Bene amici, secondo video dedicato al mantra Aum, al mantra Om. Abbiamo visto l'importanza del concetto di Bach e la complessità del significato. La traduzione è parola, ma abbiamo visto il senso complesso con cui è tradotto Bach. Dunque, Bach è molto più che parola in senso comune, in senso antropomorfico, ma indica una realtà che eccede il linguaggio come costruzione convenzionale dell'uomo, cioè eccede il linguaggio che noi parliamo tutti i giorni, ha qualcosa in più per capirci. Perché? Perché è diretta manifestazione dell'assoluto. Dunque ecco che in questo senso Bach, la parola, è intesa come condizione di possibilità di ogni parola, cioè essenza di ogni parola, sia quelle dette che quelle pensate dagli esseri umani. Questo è il concetto fondamentale. Ma andiamo avanti. Oh, talmente importante questo concetto di Bach nella tradizione indiana, è talmente importante che questa concezione di parola determina anche le articolazioni di tutti i rituali indiani e dà forma e sostanza ad ogni azione degli indiani, perché Bach possiede, abbiamo visto, un aspetto materiale e in quanto sono sensibile, e uno spirituale. E poi, abbiamo già detto, la relazione tra questi due, che è il potere della parola. Dicevamo, in conclusione della fine del primo video, che la mente sembra vincere sulla parola, perché senza la mente non ci può essere la parola. E tutti questi sono gli scenari dove si colloca la sillaba Om. E adesso bisogna vedere proprio lo sfondo in cui questa sillaba Om acquista valore, acquista un significato specifico. Perché fino adesso abbiamo visto la sillaba Om in relazione con il concetto appunto di Bach, di parola intesa come potere, di vari livelli, eccetera, eccetera. Adesso concentriamoci proprio su Om, la sillaba sacra Om. In che contesto acquista valore e significato? Ecco, il contesto e lo scenario di fondo è costituito dalla funzione del mantra. Mantra, già abbiamo detto che significa formula mentale, parola che protegge la mente. Ma bisogna precisare, ecco, che questo concetto di mentale non è semplicemente una qualità soggettiva di chi pronuncia il mantra. Il concetto mentale legato al mantra, cioè il mantra che protegge la mente, il mentale, ecco, questo concetto di mente legato alla pronuncia del mantra evoca la struttura stessa dell'assoluto, di una realtà oggettiva colta al suo livello più sottile, ossia attraverso il mantra, cioè si attraversa tutti i livelli, il livello più superficiale che è quello sonoro, poi il livello dell'immagine, la relazione tra i due che è il potere, e attraverso il potere del suono e dell'immagine si arriva a questa realtà oggettiva colta nel livello più sottile, più profondo. E dunque, attraverso la comprensione del significato sottile di un mantra, gli effetti del mantra, noi stabiliamo un contatto con la vera natura di ciò che esso rappresenta. E guardate che a volte ci sono delle traduzioni di mantra, altri mantra sono totalmente intraducibili, perché non è importante la traduzione e la razionalizzazione del concetto. L'importante è il potere del suono. Il potere del suono. E dunque possiamo dire che più che pensare al significato, eccetera, eccetera, la vera comprensione del mantra non è tanto il suo significato razionale, ma è l'effetto che ha su di noi. Quando noi sentiamo questa vibrazione dopo che abbiamo cantato il mantra, quando sentiamo questa pace che è di una qualità particolare, ecco la comprensione sottile del mantra. Quella è la comprensione sottile del mantra. Poi è indispensabile tenere presente che il mantra, non avendo nessun significato comune, tantissimi mantra, non porta la coscienza fuori di se stessa, ma lascia la coscienza riposare in sé.
ossia non imbriglia la coscienza in significati appunto razionali e in sequenze di pensiero, dove un pensiero richiama l'altro per associazione di idee, eccetera, eccetera. I mantra hanno una funzione proprio creare un gap proprio in questo meccanismo. Dunque, mantra come espressioni linguistiche non convenzionali, ecco, sapete a cosa possono essere paragonati, ad esempio? Ai gridi degli animali, per dirne una. Oppure alle... ecco, noi avevamo fatto l'esperienza in una meditazione con il mio gruppo della glossolalia, a quello, che esprime, quei suoni esprimono uno stato di coscienza indipendente dalle categorie logiche del pensiero. Oppure c'è chi ha paragonato, anche questo mi piace molto, il mantra al linguaggio poetico, perché il linguaggio poetico ha è legato anche al linguaggio prosaico, al linguaggio proprio della prosa, al linguaggio convenzionale, ma non si esaurisce nel linguaggio convenzionale, è sempre qualcosa di più. Il linguaggio poetico possiede una risonanza nuova, il linguaggio ordinario, il linguaggio quotidiano, la prosa, è il linguaggio più terra-terra, il linguaggio più superficiale. Attraverso la poesia noi entriamo nel linguaggio inteso come espressione simbolica, come dunque un'immagine che suscita la parola, che rimanda anche a un'altra immagine, ad altri significati, in una sorta di gioco di specchi, e dunque c'è una valenza dal punto di vista spirituale molto maggiore che non nella parola ordinaria, nella parola poetica. E in un certo senso alcuni mantra possono essere paragonati, ecco, eventualmente alla parola poetica, nel senso che il rendersi conto che hanno dei contenuti che superano l'aspetto prosaico e quotidiano. Ecco, alla base di ogni mantra vi è una sillaba che è definita seme verbale. In sanscrito si dice bija mantra, che vuol dire seme verbale. Il seme verbale è formato da vocali e consonanti. E nel caso dell'om, che è il mantra più breve, om, vocale o consonante m, ecco il seme verbale, è la radice proprio di ogni seme verbale. Dunque, alla base di ogni mantra è questa sillaba, il seme verbale, formato da vocali e consonanti, detta bija mantra in sanscrito. Il bija mantra più importante, più usato e più noto è proprio l'om. Questa è la sillaba più sacra pronunciata, guardate, quasi tutte, la stragrande maggioranza delle aperture e delle invocazioni liturgiche indiane cominciano con la sillaba OM, per farvi capire l'importanza, il valore di questa, straordinario di questa sillaba. E adesso passiamo a vedere un po' il significato, anche, che è veramente particolare, il significato di questa sillaba, le sue valenze esoteriche anche. Perché? Perché la sillaba OM rappresenta tutto l'universo, non solo, ma dal punto di vista spazio-temporale rappresenta anche il passato, il presente ed il futuro, poiché tutto è compreso nella sillaba OM. Non solo, ma ancora di più, anche ciò che è atemporale o si colloca al di là dello spazio e del tempo e della dimensione spazio-temporale è compreso nella sillaba OM. Pensate che potenza evocativa che ha questo suono, un mantra potentissimo. Com'è possibile, ci si può interrogare, che in una sola sillaba ci sia questo condensato dell'intero universo? Com'è possibile? Ecco, OM è la contrazione e la condensazione di suoni che corrispondono a tre lettere: A, U, M. Dunque, OM è la contrazione di AUM nella risonanza, ossia nella sonorità indistinta che resta pronunciando queste parole, AUM, 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 resta un OM, come contrazione. E questa contrazione è indicata con il punto bindu,
poi vedremo l'importanza di questo concetto di bimbi. Dunque a questi, a ciascuno di questi tre suoni corrisponde uno stato nella realtà. E, il primo stato si chiama Vaisvanara, cioè lo stato di veglia. Si ha coscienza delle cose esteriori, e quello che state adesso, state vedendo questo video, state nello stato di veglia, conoscete delle cose esteriormente, quindi vi trovate nello stato di Vaisvanara. E questa è la sillaba A. La seconda sillaba, la U, è, corrisponde al Taijasa, lo chiamano, quando si ha lo stato di sonno. Dunque lo stato della conoscenza delle cose interiore attraverso il sogno, attraverso la produzione di immagini interne. E quando l'uomo che dorme non concepisce alcun desiderio, non c'è nessun sogno, ecco lo stato di sonno profondo. Ed ecco quello che si chiama pragina. Pragina, cioè lo stato di sonno profondo, dove si ha un'unità senza sogni e si sta in uno stato di gioia, anche se è inconsapevole, e si sta in uno stato di apertura. E se consideriamo come quarto modo di essere quello che è privo di ogni tipo di conoscenza delle cose interiori, e anche privo di conoscenza delle cose esteriori, privo della conoscenza di tutte e due, e ci leghiamo qui al concetto di vuoto, che è un concetto molto complesso in Oriente, ecco che entriamo in una dimensione dove non esistono più né conoscitore né conosciuto, né quello che osserva né l'osservato. Entriamo nell'indivisibile, nell'uno inteso come Advaita, non duale, non duale. Ricordate che uno dà luogo al due, non duale invece è l'espressione del vuoto. Non duale, dunque, è invisibile, inavvicinabile, indefinibile e perfino impensabile e indescrivibile. E qual è la sua caratteristica? Che dipende solo da se stesso, nonostante che tutto in esso si risolve, perché esso è l'Atman, colui che paradossalmente deve essere conosciuto, nonostante che sembra avere tutte le qualità opposte a quello che è questo tipo di conoscenza. Vediamo brevemente se ce la faccio a portare sul, se no non fa niente, vi rimando, vediamo se ce la faccio a spostare, ecco qua, l'OM, ecco perché ho sul desktop l'OM. Questa parte qua lo vedremo nel prossimo video, rappresenta la A, questa parte qui rappresenta la lettera U, questa parte qui rappresenta la lettera M, e in ultimo questa sorta di luna con un punto sopra rappresenta l'inesprimibile, dove si arriva il segreto profondo della A-U-M, la contrazione di queste tre suoni in OM ci porta all'inesprimibile, a questo punto qui, e che sarà il punto di partenza del prossimo video. Grazie amici per avermi seguito, un abbraccione, Marco Cosmo.